Bloopers e bentornati qui su Aspasia Channel per questa ultima speciale puntata conclusiva sulla nostra serie dedicata al V secolo a.C. Speriamo di aver raggiunto quindi il nostro obiettivo, quello di darvi un quadro il più possibile completo e variegato di una delle epoche, come avete visto, più coinvolgenti ed appassionanti. Abbiamo parlato di guerra, abbiamo parlato di devastazione e di morte, ma abbiamo anche parlato di grandi conquiste intellettuali, abbiamo visto le grandi meraviglie del teatro, i fregi del Partenone, i personaggi che popolavano le vie di Atene e si mescolavano alle donne, agli schiavi, ai meteci, insomma tutto il corpo civico ateniese. Certo, quello che vogliamo dirvi è che il nostro approccio non è stato del tutto esaustivo e dovrete sicuramente integrarlo con ancora nuove letture, e gli aggiornamenti sugli argomenti che abbiamo trattato sono ancora in corso e molti studiosi disputano su tante delle questioni che ci affliggono e che in parte sono dovute alla scarsità delle nostre testimonianze, che molto spesso su certi aspetti sono frammentarie o sorvolano sugli aspetti più importanti, e quindi è demandato allo storico e al letterato il compito di integrare questi spazi e di saper ricostruire l'atmosfera, ma anche ricostruire i nodi che affliggono questa epoca storica, che è molto studiata, ma che ha ancora molto da darci. Non è solo per una pura volontà di accostare due epoche che ci possono sembrare simili, ma anche per la capacità di poter collegare tutto quanto abbiamo preso finora. Atene quindi era una democrazia, era una città che stava sperimentando una forma di governo assolutamente nuova e peculiare. Al suo esterno però era un impero, era una lega navale che sfruttava le città ioniche anche a proprio vantaggio. Nonostante questo, Atene riesce a arrivare a delle forme letterarie assolutamente insuperate, come quelle del teatro, del Partenone, che seppur contengano dei messaggi squisitamente rivolti alla cittadinanza ateniese per ricordare loro l'amore per la patria, la possibilità di sacrificarsi per la sua gloria, parlano tuttora ancora noi. Ed è questo il fascino del V secolo, l'interrogarsi su dei meccanismi che poi si sono trasmessi nel tempo e si sono evoluti con noi e attraverso di noi. Ed è proprio per questo che continueremo a occuparci di storia greca e a darvi delle linee guida per sentire questi eventi un po' più vicino a noi, ma anche più familiari a noi, e possibilmente per esercitare il nostro senso critico a saper guardare oltre le apparenze e anche oltre le testimonianze che ce ne parlano. Per cui rimanete qui con noi, segnalateci i vostri eventuali dubbi, richieste di chiarimenti e anche gli argomenti su cui magari vorrete che ci concentreremmo nelle prossime puntate. Saremo disponibili ad ascoltarvi e a condurvi ancora per un nuovo viaggio, una nuova avventura, sempre nella storia e sempre con la passione di sempre. Vi salutiamo e vi aspettiamo sempre qui su Aspasia Channel.